Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Underlink e bentornati su Miitopia! Come potete vedere, insomma, ho modificato un pochino l'aspetto dei personaggi per renderli più appariscenti e accattivanti. Io ovviamente mi sono fatto una mega frangettona con le punte blu, mentre ad Alama ho solo cambiato un po' l'acconciatura. Tra l'altro, quando nello scorso episodio ho detto che doveva essere anziana, anziana non era il termine esatto, intendevo più grande rispetto agli altri personaggi. Quindi con più esperienza e di conseguenza più in là con gli anni rispetto ai personaggi che abbiamo qui. Certo, Borghese non è proprio un bambino, io ho quasi 30 anni, però diciamo che Alama sta sui 40, quindi metterle le rughe non era proprio appropriato. Ad ogni modo, prima di continuare con l'avventura, vorrei fare un attimo sala giochi. Ho 42 biglietti, ho scansionato tutti gli amiibo dei Pokémon, quindi ho un mucchio di biglietti che non so come usare. Possiamo vincere qualcosina con la roulette. Vediamo cosa ci può capitare. Farfa miele, banane, veste magica e low cost. Buoni vacanza low cost. Ah. Oh, per il rotto della cuffia forse? Sì, per il rotto della cuffia, veste magica per Alama. Bene. Nice. Oddio, un po' troppe stelle. Indossa che... Sì. Proviamo a prendere il volo low cost, che poi la veste magica è quella più facile da prendere. Cioè, quella più facile è la veste magica. Pensavo che fosse più difficile, invece no. Posso anche venderla. 210 monete. Wow, buono. Ho vinto un'altra veste magica che vendo, così faccio un altro po' di soldi. Allora, non gioco ancora, ma probabilmente ogni giorno si resetta. Spero. Facciamo monete a palate. Ti va sasso carta forbice? Morre cinese, praticamente, come la chiamiamo noi. Borghese! Borghese! Forza, preparati. Gian, Ken. Sasso, carta. Sasso. Ha fatto carta lui. Spero sia solo una coincidenza. Ma se non lo è... Sasso, carta, forbice, ma andiamo con carta. Ok. Ah, forse ho capito. Ah, fregato! L'ho fregato! Ho capito il sistema. Ti andrebbe di raddoppiare il capitale? Non voglio farti pressione, ma potresti usare la vincita per ritentare la sorte. Ti aspetto un bel bottino di 1000 monete se vinci. È una buona idea, sì. Oh cavoli, ho capito il sistema. Parità. Ok. Ok, ah! No! Perché ha fatto pugno? Quando è che ha capito che io... Aspetta, è interessante, raga. C'è una meccanica di fondo, effettivamente. Però è interessante, devo ammettere. Dunque, lei vorrebbe una scopa magica. Va bene. Attacco e magia salgono, perfetto. Sì, però... Solo statistiche. È bruttissima l'immagine di lei con la scopa. Non perché è lei, ma perché in generale. Allora, a Borghese compriamo... Intanto... È tornato con una caramella e ha restituito 40... Vabbè, sì, Borghese, tu fai paura, ma... Direi di andare qui, allora. Ho completato praticamente il percorso di prima, me l'ha segnato con la bandierina, perché ho completato anche il percorso facile, perché ho fatto solo quello difficile in video. Comunque, andiamo avanti. Oh, Gianni! È tornato Gianni! Sei peggio di un sasso in una scarpa, lo sai? Duca del male, Gianni! Preparati ad assaggiare la sconfitta! Sì. Questo mi ha fatto proprio ridere. Beh, se hai tanta voglia di coprirti di ridicolo, fammi vedere cosa sai fare. Ma che è, Freezer? Alto là! Chi è? Chi osa? Quarto componente, Eremita Errante!
Mi avete scritto anche che alcuni di voi hanno il gioco e quindi ho detto ok, perfetto. Da Tommy Play dovrei avercelo, non è possibile trovare i dati di Tommy Play. Tommy Play mi ha detto usa il mio. Ok. Gli unici che mi funzionavano erano Staccato 59 e Andrago. Don Camillo e Peppone. Mamma mia, tremendo. I più popolari? Ma quindi c'è gente che quindi posso scegliere anche da quelli dell'internet. Ah però, è interessante, bello, bello, bello. Saruman. Bene, questo mi si chiama Aslofar. La lore di questo eremita errante, Aslofar, è che se leggi il suo nome al contrario non significa nulla. E quindi fino a qui va bene. Però ha tutti i peli del corpo bianchi, non perché sia vecchio, ma perché si è preso una paura matta quando ha lanciato quella sfera di energia a Gianni, il re del male. E quindi si è impaurito all'improvviso, prima se no aveva i capelli e tutti gli altri peli del corpo colorati. Quindi adesso è totalmente bianco. E per il resto ha una paresi facciale perché da piccolo, quando giocava con il botulino della madre, se l'è iniettato talmente tanto che invece di ucciderlo, perché appunto ha invaso tutto il corpo, la faccia gli si è bloccata in questo sorriso strano per tutto il resto della sua vita. Questa è la sua lore strampalata, quindi è sempre sorridente, vedete? Ma lui è il chierico allora. Abbiamo il cleric. E così sei tu quel duca del male di cui si fa un gran parlare. Se pensi di potertela cavare così facilmente, non hai fatto i conti con me, eremita errante Aslofar. Te l'ho mai detto nessuno che siamo queste feste? Beh, per questa volta lascerò correre. Ma solo questa volta. Sì, vabbè, vattene, va, che è meglio. Respira con calma, respira con calma. E là. Il mio nome è Aslofar. Sono un eremita errante. Io sono Andre Link. Fate conversazione nel vostro tempo libero. Interessante. E così sei in missione per fermare il duca del male. Sì, però credi di non essere abbastanza forte, vero? Beh. Avverto un misterioso potere nascosto in te. Al momento è piuttosto debole. Ma diventerà sempre più forte a mano che prosegui nel tuo viaggio. Quindi tieni duro e non scoraggiarti. D'accordo. Se il destino lo vorrà, ci incontreremo di nuovo. A presto. Cosa? I mi per ogni guardia del castello. Brando! Abbiamo Brando! E destro, giustamente. Ok, vanno bene questi mi a difesa del castello. Aslofar purtroppo non c'è stato di alcun utilizzo. Ah, i posti nel quale dobbiamo andare per recuperare le facce sono segnati. Quindi io andrei prima qua sopra, che poi là c'è il tesoro. Quindi, andiamo, va. Esatto, andiamo. Correre mantiene in forma. Oh yes. Chi incontriamo? Chissà chi è in realtà Aslofar, l'eremita errante. Piacerebbe saperlo anche a me. È stato un mito quando ha detto: se pensi di potertela cavare così facilmente, non hai fatti i conti con me. Neanche il duca del male può nulla contro una tale capacità oratoria. Che classe. Già. Lascia fare. Lascia fare. Abbiamo un bivio. Ah, possiamo anche andare di là. Vabbè, tanto poi lo rifaccio il livello e vado da tutte e due le parti. Non è che è un problema, eh. Più che altro qui possiamo incontrare il tesoro. Oh, attenzione, c'è qualcosa per terra. Una caramella. PM, ovviamente. E se la tiene Alama, dovrei farle mangiare le banane e le caramelle, almeno si aumentano i parametri. Un nemico grande, era ora. Oh, nuvolotto? Nubugno. Nubugno? Sì, Nubugno, dai. Nubugno, che nome è Nubugno? Non è inglese. Ma prendi a padellate una nu... Oh! Scusami? Va bene, non è che le nuvole possono farsi male, però nel dubbio. Direi che è fatta, no? Sì, cara mia, è fatta G. Una locanda. Ah, quindi il tesoro lo prendiamo proprio... è un livello a parte il tesoro. Allora, quei due stanno in stanza insieme e riprendiamo. Andiamo dal tesoro, dai.
Voglio vedere cosa c'è. Ah, ma quindi proprio un altro livello ancora? Beh, sì, ovviamente. Ah! Pensavo... Daga affilata. Per Andre Link. Certo. Equipaggia e anche le statistiche. Sì, sì, bella. Molto bella la daga. Ho il naso chiuso. Ma che dialogo è? E Alama, chi hai detto? Ecco, qua incontriamo i goblin super sexy. Mamma mia, che distruzione. Oh, attenzione. L'abilità fuoco. Una piromante. Dark Souls vibe. Dai, borghese, cucinano in padella. Oh, ma se cuciniamo dei goblin, ce li mangiamo proprio interi interi? Beh. Ci aumenta l'attacco. Fetta di goblin. Oh sì, però mangiamoceli interi, no? Tanto borghese è un cuoco. Borghese vuole una divisa professionale. Dai, diamogli sta divisa. Basta che stavolta torna con la divisa, meno male. È carina, sì. Ma indossala, dai. Ti fa poi in pandan con la padella. Anche se il nero faceva un contrasto migliore. Non so se per prendere gli oggetti che hanno raccolto devo, tipo, che ne so, arrivare al limite. Ne possono avere massimo 3, quindi una volta raggiunto il limite me li danno oppure li scambiano, non ne ho idea. Forse li usano a tempo debito per recuperare? Quindi non è per salire... Sì, fa salire la statistica in teoria. Molto strano. Vabbè, devo prendere quest'altra strada, quindi andiamo. Perché vedete, ce li hanno, ma non so se poi li usano, boh. Vabbè, lo imparerò col tempo. Ma che... Nupugno A e Nupugno B, mamma mia, ragazzi, tremendi. Tremendi in maniera buona, intendo. Nuvola affilata, forse è un oggetto da mangiare che ci fa aumentare la difesa? Vestiti nuovi, niente male. Sì, in effetti è un aspetto meraviglioso. I complimenti hanno funzionato. Wow. Smooth, ragazza, smooth proprio, eh. Liscia, liscia. Anche questo combattimento vinto è stato... Sono piuttosto facili i combattimenti. Probabilmente è perché sono al livello 3 e sto tipo in una zona ancora base. Nuvola filata, eccolo qua. Quello, penso che aumenti la difesa o i PS. Perché loro recuperano PS ma sono anche resistenti. Quindi può essere che PS o difesa. 3 taglianti di gioco, quindi non serve neanche per forza scansionare gli amiibo. Basta semplicemente trovarli per il mondo di gioco i taglianti. Attenzione, qualcuno vuole unirsi al gruppo? Crea dall'inizio? Ragazzi, io vorrei aggiungere gli iscritti, ma quelli che ho tra gli amici non hanno i Mii accessibili, quindi... Dunque, questo nuovo Mii, questo nuovo personaggio che entrerà nella squadra, si chiama Ayumi. Ed è una pop star giapponese. Ecco, ora con i capelli ci siamo. Pandan con gli occhiali. Occhialetti ovviamente a metà perché sono occhialetti, no? Energica, ovviamente. La classe è ovviamente cantante. Ovviamente è un idol. Stimola e tiene unito il gruppo con la prorompente energia delle sue canzoni. Ciao, mi chiamo Ayumi e sono una cantante energica. Anche se, un vestito da cantante maschio, chissà come le stava. Ora che ci penso, poteva anche stare bene. Finalmente ce l'ho fatta. Chiedo scusa per il ritardo. Sono Ayumi, una cantante. Farò del mio meglio, conta pure su di me. È bassetta, perché vabbè, i giapponesi sono bassi proprio per natura. Stereotipo? Ora, è una idol, però ha i capelli tinti. Le idol non è che si tingono i capelli, ma indossano parrucche. È più facile. Però, va bene comunque, va bene comunque. Poi anche come balla, no? È perfetto. Potrei fare una maid. Ora siamo un gruppo di 4 elementi. Il nostro obiettivo è importantissimo. Salvare Mitopia. Ma credo che ci manchi un altro elemento. Dalle grinfie del Duca del Male. Sì, salvare Mitopia dalle grinfie del Duca del Male. La nostra missione è ardua. Quindi tutti noi 4 dovremo... Ehi, Andre Link. Hai finito? Abbiamo fame. Ah. Un brindisi alla nostra eroica avventura. In realtà sono 4 panini e 4 tazze da tè. Ma, ok, iniziamo a creare il nostro legame? Anche se credo che 2, 4, 6, 8, 10 personaggi in totale possiamo avere.
Già lei vuole cambiare abito. Madonna, ma che è sta robaccia? 210, va bene. Ah, però aumenta di molto la difesa. È fashion e aumenta la difesa. Fashion proprio no, però... Solo statistiche, tesoro. Non ti sta bene mai quella cosa. È orrenda. Quindi il gruppo massimo è composto da 4 persone. Un gruppo che può andare all'avventura. Facciamoci anche questo percorso. Penso che sarà piuttosto facile. Ma attenzione. Una faccia amica. Ah, oddio. Ma che è? La roccia? Golem! È Golem! Roccia Renato! Mi chiedo come si chiami in inglese o in giapponese anche. All'attacco allora, abilità magia, trappola. Setto una trappola per gli avversari. Fuoco! Ah ok, contro le nuvole. Però, ah sì vabbè, già li curi, se già si curano. Ma una padellata... Ah, sbaglia bersaglio? Ah, però la roccia aveva lo aveva abbassato la guardia, quindi è perfetto. Grande, ha funzionato. No, ma dai! Ayumi! Oh. Ayumi non ha fatto da... Ok, facciamo colpo sul borghese. Se riuscissimo a mandare via una delle nuvole... Un'azione... Prima azione caparbia! Pazienza! Ma che... No, dai, come po... No! Come, fa come Pokémon che poi lo scaglia tutto quanto alla fine, l'attacco? Dai! Oh, cavoli! Oh, no, Alama! No! Che succede? Pepiera vita attivata! Ah, grande! Oh oh oh, hai finito tutti i PS? In questo caso finirei al tappeto e non potrai continuare a combattere. Ma c'è una buona notizia. Se usi la pepera vita potrai far rinvenire il tuo Mi. È una polvere molto preziosa che mette la pepe nella tua vita. Sono anche una divinità nel fare battute. Oh, grande, con tutti i PS poi. Vai, Ayumi! Ah, 2 danni alla nuvola. Attacco! Così la nuvola se ne va, magari, eh? Che dite? Grande. Ok, esatto, è il mio catchphrase. Borghese! Bella, borghese. Vai, tesoro, finiscilo. Turno della roccia, ma lei fa caparbia. Si prepara all'impatto. Ah, brava. Cavoli, però Ayumi ha una buona difesa, eh? Ha ricevuto 2 attacchi, ma li ha presi come una campionessa, mi pare. Ci abbiamo fatta! Beh, che dire, grazie. Prego. Yeah! Bene, andiamo avanti allora. Oh, grande, bel livello. Oh, Ayumi quasi al 3. Con un altro attacco, con un'altra lotta, Ayumi sarà a livello 3, mi piace. Abilità flambé. Un colpo ben assestato con la padella rovente. Era intuibile. Un incoraggiamento che assicura un turno extra a un alleato. Abilità bis. Ha 58 punti esperienza bonus. Alama. Ah, praticamente ora sta al pari di Andre Link e gli altri. Non ho letto l'abilità, ho premuto per sbaglio. Però ho letto ciocco pietra. Quindi un dolcetto che aumenta la difesa. Ora per forza. Tommaso, avvisami se non ricevi la lettera. Sì. Però, caro Tommaso. Come ti contatto, Tommaso, se non la ricevo? Va bene così. E guarda, io ho tutto quanto disinvolto. Ciao, dolcezza, come va? Ne approfitterò per cambiare look. Davanti a lei, sì. Torno tra un secondo. Ma davanti a lei. Che scostumato. Tra l'altro lei è pronta a scappare. Giuro che non ho mai fatto una cosa del genere. Davanti a altre persone. Qua sembra un'altra persona. E quanto sale l'intimità. Che cos'è? Che cos'è? Hai poi intimità. Affinità, che è proprio un'altra cosa.
Allora, direi un attimino di arrivare con affinità massima tra me e Ayumi. Dunque, mi gioco un attimino qualche altro livello, ma non vado avanti con la storia. Proprio appunto, ecco, vado a colline serine a vedere quello che è successo e poi dopo concludo l'episodio. Magari nel prossimo, che sicuramente ho meno... come dire... Ho meno cose da mostrare, faremo anche due boss, perché no? Vai, spiaccicati la faccia e via. E adesso che c'è? Che hai la faccia? Non ti va bene? Ah, il mio volto è tornato a posto! Ero stato associato ad un orribile mostro! Dopotutto non sei così male tu. Grazie della fiducia. E va bene, ti sei meritato qualcosina. Scusami, 10 monete? Sei in cerca del Duca del Male e prevedi di sconfiggerlo, certo. So che ce la farai, nei tuoi sogni! Mi pento di avergli restituito la faccia. Ragazzi, ho salvato 50 abitanti di Mitopia e potere divino, alla peppa! Pepiera PS più potente! Ah, la pepiera passa da 20 a 25. La gratitudine di chi hai salvato ha aumentato il tuo potere. L'intera Mitopia ti considera un faro di speranza nella notte. Ora continua pure a fare a pezzettini i mostri. Ah, otterrai la prossima ricompensa a quota 100 visi. Ora datti da fare. E allora mi do da fare. Maggiore affinità con Ayumi. Siamo conoscenti. Grande, spavalderia. Dovrei aumentare l'affinità tra Ayumi e... la nostra amichetta Alama. Tra Ayumi e Alama. Ad ogni modo, ragazzi, il video termina qui proprio il momento perfetto per fare una pausa. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video. Ovviamente, in descrizione trovate il link per Instagram. Shoutout ad Ala, YouTube, Start Game, che ha l'abbonamento a livello Star. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!